Ciao a tutti da Luigi Perrone e ben ritrovati di nuovo su TVQ Radar. Con questo video continuiamo l'esplorazione delle novità introdotte dalla release 7.2.6 andando a vedere le custom actions. Quante volte ci sarà capitato di dover customizzare il prodotto per inserire degli script che contenessero dei comandi o delle azioni da svolgere in funzione di alcuni eventi? E quindi ci troviamo nella difficoltà comunque di azionare questi script, e molto spesso si usava ad esempio il metodo schedulato via crontab o altri strumenti del genere. Bene, con la versione 7.2.6 abbiamo finalmente la possibilità di sfruttare una funzione contenuta nel tab admin. Se andiamo nel tab admin, vediamo che è stata introdotta una nuova sezione che si chiama Custom Action. Questa ci consente di definire delle vere e proprie action contenute all'interno di un file che andiamo a battezzare. Vediamo un attimino come si presenta. C'è una schermata, in questo momento vuota, dove ci consente di fare l'add, quindi l'aggiunta del nostro file di script. Chiamiamo mio script. E qui ci mettiamo una descrizione. Qui abbiamo la tipologia del file che contiene i comandi, se è un file di tipo bash, Perl, Python, quindi a seconda di come è scritto il nostro script. Possiamo anche, non so, decidere di prendere il Perl. Ci chiede dove risiede questo file che abbiamo costruito in partenza. Possiamo andare a prendere questo file, lo introduciamo. Qui eventualmente abbiamo la possibilità di specificare ulteriori parametri a valori fissi oppure sfruttare anche le network properties presenti all'interno degli eventi, non so, account name, io posso mettere Perry ad esempio e posso aggiungerlo. Dopodiché faccio il save e a questo punto ho la mia custom action definita ex novo in QRadar. Ho la possibilità di fare un test di questa action, però per poter essere attiva questa action deve essere fatto deploy. Infatti, se io schiaccio test e gli dico di eseguirla, mi dà in risposta che la custom action script file non è stato ancora deployato via admin tab. Quindi, diciamo, questa operazione necessita di un deploy. Se io vado in test, infatti ho il check che mi dice che ci sono dei deploy, lancio il deploy e in modo tale da rendere attiva questa mia custom action. Una volta che il deploy è terminato con successo, posso andare a recuperare la mia custom action, recupero il mio script, lo seleziono e ho la possibilità di utilizzare il bottone della test execution. Se vado in fondo, gli dico di fare un'esecuzione. Chiaramente adesso potrà anche non andare a buon termine in quanto è un sample che è stato preso e fa riferimento infatti non va a buon termine perché fa riferimento a delle classi o comunque a dei valori che sono mancanti all'interno di questa demo. Supponiamo però che sia andato a buon fine, a questo punto. Una volta che ho tutte le mie custom action definite, devo anche poterle utilizzare. Come le utilizzo? Andando a richiamarle tramite la log activity o le offense, dove posso andare a recuperare le rule. All'interno delle rule, io posso andare a modificare una già esistente, oppure posso anche definire una nuova rule e, non so, la chiamo mia rule. Mia rule e gli dico quando faccio aggiungere questo, ok, IP address gli metto, non so, 163.16.90.1, add, submit. A questo punto, nella prossima schermata, quando gli do il next, ho la possibilità di scegliere quali azioni devono essere triggerate a fronte di questo evento. E tra le rule response vediamo che c'è la novità della funzione che abbiamo visto fino adesso, che è l'execute custom action. E guarda caso, in quanto ce n'è solo una, mi presenta proprio la mia custom action che sono andato a definire in precedenza. Do il finish e
e ho creato la mia rule. In questo modo abbiamo visto come è molto semplice ora definire delle custom action da poter inserire all'interno delle proprie regole e quindi poter essere eseguite a fronte di determinati eventi. Vi ringrazio per l'attenzione e se volete seguitemi nel prossimo video che continueremo con l'esplorazione delle novità della 726. Un ciao da Luigi.